Abbiamo in banda per Cuzzolino che regge il pallone tutto di suola per Tuli, chiusa in qualche modo. Ancora basso Cobo, porta avanti la transizione, chiuso il Petrarca che probabilmente sta cercando di mantenere lo stesso copione della partita di campionato. Qua se n'era andato benissimo Cuzzolino in banda. Guga, Parrel gioca in banda per Oitomeia con una prateria. Oitomeia cambia lato per il tentativo, il gol da parte di Victor Mello che porta avanti il Petrarca con un'ottima conclusione a fil di palo. Cuzzolino e Turmena sul punto di battuta, ovviamente posizione per un mancino naturale come il 7 e il 17 della L84. È entrato anche Lucas Siqueira sul parquet. Andrà Turmena, calcia Turmena, Bastini in qualche modo, il pallone resta lì, palo, poi Cerbone ancora con Guga dentro l'area di rigore dell'L84, pronto ad avventarsi sul secondo palo. Parte la rincorsa di Oitomeia, va invece Victor Mello, ci mette il piedone. Molaro rientra, prova ad andare da Victor Mello che controlla, attaccato da Cuzzolino, palzone sporcata e in qualche modo Pedro Siqueira compra una parata pazzesca e poi va addirittura a calciare vedendo scorrere Cuzzolino per Vidal. Cuzzolino, bella giocata, finta di corpo, va da Vidal che rientra, calcia Vidal. Turmena se ne va, vuole il fondo, dentro il pallone per Basso Cobo che va giù, non c'è niente per il direttore di gara. Parrel dall'altro lato, Cacà, Cacà! Col tocco sotto va a battere Pedro Siqueira, la dura legge del calcio. Gol sbagliato, gol subito, veementi le proteste dei giocatori della L84 che volevano il fallo da rigore su Basso Cobo. Ancora fortissime le proteste da parte di Turmena che viene adesso espulso. Raguso, Vidal si gira con una gran giocata, Vidal, Pablo, El Conejo Vidal con un grandissimo gol. Cambio di lato per andare da Tuli in banda per Cuzzolino, si gira Cuzzolino, se ne va Cuzzolino, alza il pallone per il tentativo, il gol da parte di Tuli dopo il tiro al volo di Mattia Raguso. Il tocco vincente è quello di Tuli, il capitano per l'occasione della L84 che la riprende in quello che è il suo palazzetto originario, 2-2. Basso Cobo, Pasetti tra le linee per Lucas Siqueira, gran giocata Lucas Siqueira per Vidal, col destro, col destro Pablo, El Conejo Vidal firma la sua doppietta personale. Siqueira trova Cuzzolino, è rientrato questa volta Cacà in porta, Cuzzolino suolata, fermato alla grande da Oitomeia che fa ripartire la transizione. Oitomeia trova un grandissimo gol a 5 minuti dalla fine, la pareggia per il Petrarca. Si riparte con 3-3 il conteggio dei falli, esce bene Siqueira. Col suo intervento giudicato fuori area da parte del direttore di gara, rosso per Siqueira. Victor Mello, Oitomeia sul punto di battuta, Tiago Bissoni in agguato. È uno schema, recupera Cuzzolino che prova a ripartire, lanciato Cuzzolino, toccato da Victor Mello, c'è il fallo ai danni di Victor Mello col giallo per il numero 18 e quinto fallo anche per il Petrarca. Tutto il Petrarca a difesa della propria porta, sarebbe un peccato veramente subirlo adesso. Tuli, la doppietta di Tuli che va a calciare tra la barriera e Bastini che chiede scusa ora a Victor Mello, conscio del proprio errore. Il Petrarca dovrà essere bravo e calmo nel cercare lo spiraglio giusto per la giocata. Recupera però Tuli, Cuzzolino, Cuzzolino! Leandro Cuzzolino!
Cuzzolino, come in campionato, batte il portiere di movimento del Petrarca e va 5-3 per la L84 a 4 minuti dalla fine. Chi se non Leandro Cuzzolino? A Victor Mello, attenzione perché si scaldano un po' gli animi, rosso per Victor Mello per il doppio giallo e giallo anche per De Felice. Vediamo se Giampaolo si vederà ancora a mettere il portiere. Cuzzolino prova a far correre Tuli, che ci arriva Tuli, Tuli, sigilla la sua partita con la tripletta personale. Tuli, il mattatore di questa gara, 6-3 a 3 minuti e 30 dalla fine per la L84. Portiere in movimento con Kakà. Oitomeia, sterzata. Oitomeia! Calcia fortissimo sulla traversa. Sfortunato. Cuzzolino, rischia qualcosa. Rimpallo favorisce Bassocobo. Bassocobo, Bassocobo, solata per Raguso che voleva ancora tornare da Bassocobo in maniera troppo poco egoista, poteva calciare tranquillamente a porta sguarnita, di fatto regala un'altra opportunità al Petrarca. Tiago Bissoni, le sue finte, non passa su Cuzzolino che calcia la specialità della casa ormai per Leandro Cuzzolino, che trova il 7-3 e contro ogni pronostico dopo la fine del primo tempo l'84 probabilmente si porta a casa la partita. 7-3, gol di Leandro Cuzzolino. Tiago Bissoni passa in mezzo due, Parrella dentro il pallone, ci mette il piede Pasetti, scivola Itomeia che poi placca Vidal, sesto fallo, giallo per Itomeia e tiro libero per l'84. Parte la rincorsa di Cuzzolino che va col mancino e la mette sotto l'incrocio dei pali, sigla la sua tripletta Leandro Cuzzolino, chiudendo adesso sì per davvero la partita, 8-3 per la L84 con tutta la qualità del suo giocatore. Un secondo alla fine, suona la sirena, arriva il triplice fischio dei direttori di gara, la L84 si guadagna la semifinale di Coppa della Divisione battendo per 8-3 il Petrarca in una partita splendida al di là del risultato.